Allora, mi sembrava questa sera, di stare in campagna elettorale perché il sindaco ha più volte avuto necessità di esplicitare, di spiegarci quello che ha cercato di fare in questi 2 anni di amministrazione. Certo è che non possiamo negare per onestà proprio politica ed intellettuale il fatto che la settimana scorsa eravate in crisi politica, ma che ci sta, un elemento del tutto negativo, e che avevate necessità di prendere tempo, e questo si evince anche dalle osservazioni che tra l'altro non ci sono state, voglio dire, ci aspettavamo chissà che cosa di riflessione, ma nulla è arrivato perché nulla poteva arrivare dal momento che non ci avete lavorato sul bilancio, perché poi vi dimostro perché non ci avete lavorato in questi 5 giorni, perché ovviamente eravate intenti a risolvere altre problematiche appunto politiche. E d'altronde che il fatto che ci sia un minimo di crisi tra di voi è messo in evidenza anche dall'assenza di 3 consiglieri. Quindi non è che possiamo far finta di nulla, cioè che oggi siamo all'approvazione del più importante atto dell'anno politico amministrativo, non possiamo venire qua a dire abbiamo cercato di fare questo, abbiamo fatto quell'altro, tutto perfetto, benissimo, nessuno dice che voi non lavorate, attenzione, mai potremmo dire, perché poi voglio dire, al di là di tutto si lavora bene, si lavora male, ci stiamo qua tutti a mettere la faccia, voi e noi. Però certo non possiamo far finta di nulla dopo che abbiamo detto tutto questo, che 3 consiglieri della maggioranza oggi sono assenti. Così come non possiamo far finta di nulla se vediamo che le visioni non ci sono. È vero, non è una presenza obbligatoria, ma una tra virgolette educazione politica li vorrebbe qui. Perché se io consigliere devo fare una domanda, sì, la farò al dirigente, sì, la farò all'assessore, che tra l'altro non risponde mai, ma quello che mi dà la garanzia, ma la dà a me, ma la dà anche a voi, attenzione, non è che la dà solo a me di opposizione, è il revisore. E dunque che oggi proprio tutte e 3 i revisori siano assenti è un altro dato molto grave. Io la spiegazione noi ce la siamo dati, perché poi adesso io vi spiegherò passo passo quello che dicevo la settimana scorsa, cioè che il bilancio è falso dal nostro punto di vista, e io credo che proprio per questo oggi i revisori qui non potevano essere presenti. E ripeto quello che ho detto la settimana scorsa, io sono al microfono, non è che sto per strada a parlare e non è che vi devo intimorire, perché voi avete i numeri, potete votarlo, quindi voglio dire, che cosa io dovrei, chi dovrei intimorire? Mi dispiace, ma questo lo dico veramente non da consigliera, da persona, mi dispiace vedere che di solito un padre dovrebbe garantire prima i figli propri e poi se stesso, e questo vale, purtroppo, anzi non vale per quanto riguarda il sindaco, perché tu dovresti garantire i tuoi consiglieri e non lo stai facendo, per quello che io adesso andrò a dire, così come non lo sta facendo qualche genitore di qualcuno che sta in maggioranza e che ha avuto il problema come l'abbiamo avuto noi. Riprendo un attimo le parole del sindaco che prima ha fatto un suo excursus politico dei 2 anni, prima di andare nello specifico del bilancio, quindi ti chiedo già da adesso Presidente qualche minuto più, ma giusto perché la materia vuol dire delicata. Considerato, allora, come potrei legarti, lei oggi è stato i colori della nostra squadra del cuore. Meno male, meno prego, male. Consiglio. Allora, sapendo che stico tutti i giorni, così non togliermi mai la parola. Allora, vedi sindaco, se tu parti nella tua relazione e dici ho cercato di fare, ripeto, nulla questo su questo, però non mi puoi partire innanzitutto dall'asilo nido. Io inviterei tutti i presenti ad andare ad ascoltare il famoso discorso di Natale del 2016, dove si diceva che entro il 31 marzo 2017 ci sarebbe stata l'apertura dell'asilo nido. Ora, naturalmente, asilo nido che tra
altro poi era stato tutto il discorso iniziato dal commissario prefettizio, però voglio dire, stiamo al 17 aprile 2018, quindi abbondantemente un anno dopo, ma non mi risulta che sia stata avviata nessuna gara per quanto riguarda la gestione dell'asilo, perché quando tu oggi vieni a dire per settembre abbiamo anche la gestione dell'asilo, vuol dire che già ci deve essere stata una gara in atto, ma gara in atto non ce ne sono. E questo è il primo appunto che mi viene da fare, ma lo faccio adesso perché ti ho ascoltato prima. Per quanto riguarda l'isola ecologica, allora tu hai poc'anzi detto a breve apriremo l'isola ecologica. Allora tutti dovrebbero sapere, ma soprattutto voi lo sapete, l'isola ecologica in realtà già è stata completata da parecchio, da più, quasi un anno, già è completata. Quindi da un anno e mezzo che doveva essere abbastanza chiusa. Allora quello che oggi mi si deve dire, non che fra tre mesi si aprirà l'isola ecologica, mi si deve spiegare perché nell'ultimo anno e mezzo, e lì non c'è un problema di vecchia amministrazione o di soldi che non c'erano, però sto parlando io adesso. Ecco, è un anno e mezzo che fa la portella. È un po' così. Certo. Sindaco. Andiamo un attimo sul PUC. Sindaco, però vorrei la tua attenzione. Perché io ti ascolto. Ma ti nervosisci quando sto al microfono, però non so perché. Sindaco, cortesia. Io mi sento tutti i momenti per cucire per te che fare, mi dovrebbe così in continuazione proprio. Vabbè. Parliamo un attimo del PUC. Sempre il sindaco, in una presentazione al libro. Di un libro credo che fosse il 21 marzo 2017, ma di sicuro eravamo all'istituto Brando, disse, tra l'altro in un contesto presentazione di libro che non c'entrava nulla, che di lì a poco, a qualche settimana, avrebbe presentato un lavoro per quanto riguarda il PUC. L'unica cosa che è stata fatta è la delibera per assegnare il PUC all'università. La qualcosa mi può anche stare bene, attenzione, però mi chiedo com'è possibile che dei consiglieri che erano solo in maggioranza oggi e che lo erano ieri non abbiano nemmeno avuto la necessità di sottoporre in commissione quel PUC anche solo per metterci una X sopra. Ma quello che trovo ancora più grave, ripeto, poi dopo andiamo più nel dettaglio del bilancio. Mi ricollego un attimo a quello che diceva prima la consigliera Zallerti. Allora, tali, noi abbiamo avuto un incremento sul bilancio sulla casoria ambiente di 2.665.000 euro o 60.000. I 660 non li calcoliamo, perché quelli sono gli introiti che ci vengono assegnati per quanto riguarda l'ATO, ok? Rimangono altri 2 milioni che noi abbiamo preso dal bilancio comunale e li abbiamo spostati, li abbiamo letteralmente spostati a casoria ambiente. Quando mi era parso di capire l'anno scorso, dopo che abbiamo sbandierato 1 milione di euro in meno che abbiamo risparmiato sul casoria ambiente, perché casoria ambiente stava così bene in salute economica che di questo spostamento non ci fosse ragione, non fosse necessario. Ma al di là di questo, al di là del fatto se è necessario o meno, quello che è grave è che noi siamo andati proprio, non voi siete andati proprio contro legge, perché la legge dice, e mi rivolgo all'assessore Fabio Esposto che giustamente la settimana scorsa mi ha detto che noi non conosciamo l'ABC del bilancio, e hai ragione, perché poi ho dovuto imparare l'ABC del bilancio quando sono stata indagata e lo sono ancora indagata. E quindi da quel momento in poi capirai bene che i documenti lo si mette a studiare con più attenzione. Allora, stavo dicendo, abbiamo preso questi 2 milioni, li abbiamo spostati, li abbiamo tolti dal comune e li abbiamo messi su casoria ambiente. Poi si dice, non si dice, qualche fuga di notizia dice che praticamente 800.000 euro dovrebbero essere appostati per la raccolta differenziata
che tengo a precisare, nell'ultimo anno e mezzo o due anni, come vi vogliamo dire, di amministrazione vostra, la raccolta differenziata è scesa dal 61% al 50%. E però io per supportare questa cosa ci spenderei eventualmente altri 800.000 euro. Poi sempre per sentito dire 800.000 euro dovrebbero essere, poi vi dico il perché del dovrebbero essere per l'adeguamento contrattuale, altri 400.000 euro dovrebbero essere per la gestione del debito. Dico tutti dovrebbero perché tutte queste cose scritte in chiaro naturalmente non ci sono. Ma l'altra cosa ancora più grave, e su questo noi dobbiamo essere ben attenti, l'altra cosa ancora più grave è che noi non solo abbiamo preso il credito in 2 milioni e li abbiamo messi di là. Prima cosa, la legge dice, la legge, non mi sa mai l'opposizione, la legge, e forse dirigente lei dovrebbe sostenere, supportare, dirigente, lei dovrebbe sostenere questa tesi e dirmi se è vera o meno, vedo un po' l'altro. Allora, la legge dice tutto ciò che viene speso per quanto riguarda la gestione dei rifiuti deve essere corrispondere, deve prendere fondi dalle tasse pagate dai cittadini, cioè la TAVI deve coprire interamente la spesa della lentezza urbana, per intenderci. Quindi, primo illecito, ma gravissimo illecito, è che voi pigliate i soldi di qua, dal comune, e li mettete di là. Ma la cosa ancora più assurda, e questo non lo dice Luisa Marco, lo dicono i documenti, come potete voi sostenere una spesa di 2 milioni se voi avete dichiarato nel vostro prospetto che quest'anno voi avete incassato 20.000 euro in meno rispetto all'anno scorso della TAVI, cioè voi avete incassato di meno ma avete previsto di più nella spesa, 2 milioni. Ora come si risolverà tutta questa situazione? Quest'anno va così, l'anno prossimo per sopperire, cioè per, come dire, per sostenere a questo peso che noi abbiamo dato alla canzone ambiente e quindi ai fondi TAVI, tutto deve essere riversato sulla TAVI, perché io, ripeto, per poter spendere il canzone ambiente devo recuperare tutto dalla TAVI. E ripeto, casomai non fosse stata chiara, ma voi mi avete detto dopo la TAVI avete incassato di me, com'è che non potete spendere di più in più? E questo è il primo dato che ci prendo. Vado un attimo nello specifico del bilancio. Però io per andare nello specifico del bilancio vorrei partire un attimo da quel primato che mi attribuiva la settimana scorsa il consigliere Ferrara. Perché tu hai ragione quando mi dici che ho il primato, perché io sono un'indagata. E io non auguro a nessuno il 30 di dicembre di avere carabinieri a casa, ma non lo auguro a nessuno, specialmente a Vicenza. E sindaco, io non lo auguro nemmeno a te, perché tu dovresti sapere che noi per cultura politica non abbiamo mai fatto denunce, e anche quello che io vi sto per dire adesso, noi denunce non le faremo, e tu questo lo sai, qualcun altro lo sta facendo già, voi l'avete fatto anche con noi, perché il vostro senatore è quello che aveva sottoscritto il documento che voi avete proposto, e questo te lo dico con tutta l'amarezza, perché il 30 mattina di dicembre bustare carabinieri a casa con i miei figli a casa è una cosa che a nessuno di noi, nessuno, ce la dobbiamo meritare. Ok, detto questo vi dico un attimo quello che è successo. Me le sono appuntate le cose perché sono molto lunghe, cioè sono tante. Allora, io sono stata eletta consigliera nel 2011, mi sono dimessa, ho fatto l'assessore, l'amministrazione è partita a giugno, fine giugno 2011. Il vero esercizio completo finanziario è stato quello dell'anno 2012, ok? Perché noi approvammo un conto consuntivo e noi lo approvammo
io con altri 25 che stanno pure tra di voi, l'ho provato con il parere positivo del dirigente e delle revisioni dei conti, per cui diciamo che stavamo abbastanza tranquilli. Poi naturalmente qualcuno ha provveduto a fare denunce, voi avete fatto solo la prima, poi le altre sono continuate perché c'è chi a Casoria scrive, sta scrivendo pure per voi. Troverete le firme, ma non nostre, almeno non del gruppo nostro, dei nostri 5 di campagna di Milano. Non le farei queste cose, però ci sono le firme. Perché il conto consultivo è stato oggetto di censura. Dopo il procedimento giudiziario contabile, lo stiamo affrontando il procedimento penale, perché come dicevo prima, siamo tutti indagati. Perché siamo indagati? E ascoltate bene perché siamo indagati. Ascolta pure tu, Ferrara. Ascolta. Perché io faccio l'insegnante, vero? Però queste cose poi sono da fare. Ho dovuto farle. Ho dovuto. Allora, c'è stata contestata l'elusione del patto di stabilità. Cioè, in pratica, c'è stato detto che quello che noi abbiamo messo in bilancio, quella posta che abbiamo messo in bilancio, era falsa, cioè non lo potevamo fare. Naturalmente noi abbiamo fatto una relazione tecnica in cui abbiamo dimostrato innanzitutto che quel contesto normativo ci consentiva di fare quel movimento, ma che in ogni caso, e ascoltatemi bene qua, ma che in ogni caso noi non avevamo speso quei fondi che avevamo appostato perché li avessimo appostati, ma non li abbiamo spesi, perché di fatto noi con quei soldi non li abbiamo spesi. Naturalmente, quando io sono andata dal PM, prima due volte dai carabinieri e poi dal PM, io ho detto poi quella che è la verità, e cioè che sostanzialmente la legge, quando ti capita, consente di candidarti, non è che ti dice devi essere un esperto in maniera finanziaria, io non lo sono. E che pur avendo letto il bilancio, come ognuno di voi ha fatto, perché sicuramente l'avete fatto, però andare nelle pieghe e andare nelle maglie del bilancio, ragazzi, non lo sapevo fare io e non lo sapete fare voi, ma non lo sapete fare perché siete grandi. Facciamo tutt'altro, ok? Forse i commercialisti dovrebbero però cogliere quello che io sto per dire. Io l'ho colto adesso, 4 anni fa manco io l'avevo colto. Però quando sono andata dal PM ho detto, evidentemente sono stata superficiale, ho sbagliato, non lo so, ma mi sono anche fidata di quello che leggevo così. Certo, non potevo andare proprio nel profondo e mi sono fidata anche del fatto che avevo un parere positivo del dirigente e dei revisori, perché dico, diavolo, cioè se sbaglio io non è che sbagliano loro, non sbagliano perché non vogliono andare in galera loro, ma soprattutto perché sono gli esperti loro, io non sono esperto e non devo vergognare del fatto di non essere esperto. Naturalmente mi ricordo di che cosa stavamo parlando all'epoca. Stavamo parlando delle sanzioni al codice della strada, perché questo è un qualcosa che rende falso il mio bilancio di allora, ma rende falso anche il bilancio di oggi, perché ve lo dico subito, è un bilancio che è legittimo e redatto in equilibrio economico e finanziario. Che cosa significa? Allora, 4 anni fa non lo sapevo bene che cos'era. Andiamo a prendere un attimo il fondo di crediti di dubbia esigibilità. Se io ve lo chiedo, voi lo sapete che cos'è? Voi lo sapete che cos'è? No, mi piace, vorrei chiedere un attimo. Ma voi lo sapete che cos'è un credito di dubbia esigibilità? Io credo che voi non lo sappiate. Ma non mi sto offendendo, perché vi sto dicendo per qui che io 4 anni fa non lo sapevo, oggi lo so,
ve lo spiego un attimo. Il fondo che lei di dubbia esigibilità lo dice la parola, che praticamente è un fondo tra virgolette virtuale che noi andiamo ad appostare, ma che non c'è certezza di riscossione. Se non c'è certezza di riscossione, la cosa è importante. Ok, allora il vostro bilancio risulta sempre stimato di 833.975.000 euro per quanto riguarda il fondo crediti di esigibilità. Cioè, che cosa significa questo? Significa che voi, per far quadrare il bilancio, lo avete passato di 833.675.000, non vi preoccupate perché prendete tutto. Poi ve lo andrete a controllare. E vi dico anche un'altra cosa, questo lo dovreste sapere perché lo sapevo all'epoca. Noi stiamo ad aprile e quindi stiamo spendendo in 4/12, no? Voi state spendendo questo fondo già da gennaio, quindi il reato di falsità, di falso, voi già lo state consumando. E questo non lo dico io, è dei fatti. Voi oggi state spendendo dal 1 gennaio e state spendendo una cifra che non potete spendere. Ma se mi date tempo vi spiego perché. Allora, prendiamo un attimo, se la trovo, prendiamo un attimo la vostra determina. La delibera, scusate, la delibera del 14 febbraio 2018, numero 13, ha come oggetto, ragazzi, consiglierei l'ascolto perché è importante, destinazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Allora, in questa delibera, questa, viene previsto un fondo crediti di 3.335.900, che è un parziale delle multe. Poi andiamo a vedere nel bilancio di previsione, prendete i documenti perché immagino che ce l'abbiate, c'è scritto un'altra somma. C'è scritto 2.500.199. 2.500. Cioè, voi che avete fatto? Avete diminuito il fondo crediti, dimmi se sto sbagliando, di dubbia esigibilità e avete aumentato la spesa. Giusto? Il fondo credito però, un'altra cosa bella, di dubbia esigibilità, complessivo stanziato è, risulta dai documenti, 10.795.000 anziché degli 11.629.000 che era del documento di programmazione. Se andate a fare la differenza sono sempre 833.000 euro di sfalsamento. Allora, se andiamo anche a prendere la relazione dei revisori, anche nella relazione dei revisori, pagina 21, ci sta scritto che il fondo crediti dubbia esigibilità è di 3.335.000. Questi sono i vostri documenti. Cioè, voi in sostanza che cosa avete fatto? Avete fatto un artificio contabile, perché tutto questo vi fa spendere più del consentito. Ma siccome io sono una professoressa, io le cose le mostro adesso con una tabella, non saprei se non spiegarle diversamente. Allora, che è la se le sta andando di consiglio? Non è interessante? Prego, questo non è interessante. Prego, cioè, allora, nella scheda numero 1 io vi faccio vedere scritto nei documenti di programmazione. Allora, spese correnti nette, eccolo qua, 57.389.000, fondo crediti dubbia esigibilità 11.000.
queste correnti totali 69 minuti. Poi andiamo nella scheda del prodotto, che sarebbe la scheda di ciò che realmente è stato scritto nel bilancio, cioè due cose diverse. E c'è scritto spese correnti 58 milioni 223. Eccolo qua, vedete? Qua è 58, qua è 57 e qua è scritto 58. Fondo credito tutte esigibilità. Nel documento di programmazione avete scritto 11 milioni 629, nel bilancio.